Il programma Scienza Senza Frontiere è un programma del governo brasiliano che prevede la mobilità internazionale degli studenti e dei giovani ricercatori. L'Università di Siena è entrata a far parte di questo prestigioso programma internazionale. Stiamo in questo momento ospitando i primi 28 studenti che sono qui nella nostra università, dove passeranno tutto questo anno accademico, frequentando i corsi del nostro Ateneo. L'Università di Siena è riuscita anche, grazie al valore e all'impegno dei suoi ricercatori, a ottenere due preziose e prestigiose borse del programma Scienza Senza Frontiere, che prevedono la possibilità per giovani ricercatori e per docenti di passare un periodo in Brasile collaborando con atenei e istituti universitari di ricerca, promuovendo in questo modo la ricerca internazionale e l'eccellenza del nostro Ateneo. Il progetto selezionato nell'ambito del programma Scienze Senza Frontiere nella CAL Giovani Talenti si occuperà di valutare l'influenza del Toxoplasma gondii nelle interazioni tra i tessuti materni e i tessuti fetali. La toxoplasmosi è un problema sociale molto importante in Brasile. E l'Università Federale di Uberlândia, dove io andrò a fare la mia attività di ricerca, è un grosso centro di riferimento per gli studi che riguardano la toxoplasmosi. La collaborazione con il laboratorio della dottoressa Ferro non nasce con questo progetto, ma è una collaborazione in essere da molti anni. La dottoressa Ferro è stata qui da noi negli anni passati, dove ha imparato delle tecniche che noi utilizziamo in laboratorio per valutare la fisiologia dell'interfaccia materno-fetale e quindi diciamo il successo di questo progetto corona anche un po' quello che è la collaborazione tra le due strutture. Come ricercatore sono molto orgogliosa e contenta di svolgere la mia attività presso l'Università Federale di Uberlândia e come ricercatore dell'Università di Siena mi sento anche di dire che spero e mi auguro che questo progetto negli anni possa contribuire a rafforzare questi rapporti di collaborazione e a dare l'opportunità anche ad altri giovani ricercatori. Il progetto che svilupperò all'Istituto di Matematica Pura e Applicata di Rio de Janeiro si propone di sviluppare delle equazioni matematiche che, partendo dalla teoria dei giochi evolutivi, riescano a descrivere il comportamento di sistemi complessi i cui elementi sono organizzati in una rete. Sono esempi di sistemi complessi le popolazioni di microrganismi e batteri, ma anche le specie animali e vegetali, sono esempi di sistemi complessi i mercati finanziari, il clima e tutti i sistemi che riescono ad organizzarsi formando delle reti di connessione che consentono ai vari elementi di scambiarsi informazione. Il modello matematico che andremo a sviluppare dovrà essere in grado di tener conto non solo delle interazioni che i vari elementi del sistema hanno costituito, dunque della rete e delle connessioni, ma anche delle loro decisioni e strategie evolutive che governano la loro dinamica. Sono molto orgogliosa che il Ministero della Ricerca brasiliano abbia selezionato questo progetto dell'Università di Siena, perché ha dimostrato di capire l'importanza delle applicazioni della teoria dei giochi e in generale della matematica applicata.